Allora, ragazzi, prima di entrare appunto a sfidare il campione, vi faccio vedere che ho allenato i Pokémon. Perché li ho allenati? Mi è stato detto, suggerito da un utente che con i Pokémon a livello attuale, ovvero al livello che avevo prima di allenarmi, non ce l'avrei mai fatta perché avevo dei Pokémon che si aggiravano intorno dal livello 55 al 60. E quindi, onde evitare di registrare a vuoto una sfida, diciamo, che non era assolutamente alla pari, ho allenato i miei Pokémon attraverso dei raid Dynamax con le caramelle, eccetera, eccetera. Li ho fatti salire non tantissimo, perché in realtà l'ideale sarebbe stato quello di averli almeno tutti al 65-70. Però sono riuscito comunque a portarne qualcuno al 67, 66, eccetera. Quelli che pensavo, secondo me, potessero tornarci più utili. E ci sono due new entry che ho proprio preso nelle terre selvagge, ovvero Gengar e Tyranitar. Non hanno dei moveset granché, non sono a livello altissimo, ma sono comunque più utili rispetto a Eldegoss e a Dreadnought, perché non sono riuscito a livellarli ed erano troppo bassi. Quindi ho detto, magari mi potrebbero tornare utili in qualche circostanza. Va bene, allora, avendo fatto questa piccolissima premessa, ci fiondiamo immediatamente nello stadio e proviamo a battere il campione, ragazzi. L'unico Pokémon di cui sono a conoscenza che possiede lui è Charizard. E su quello non ci piove, tra l'altro Charizard Gigamax. E quindi come lo batteremo? Che ne so io. L'unico che mi viene in mente ci potrebbe essere Toxtricity che ci potrebbe tornare utile con l'abilità elettro, ma vedremo. Ok, allora, la tensione pervade l'arena. Sugli spalti la folla esulta. È questo contrasto di emozioni che rende la lotta un'esperienza così inebriante. È vero che alcuni tifosi sperano solo di vedere uno dei due sfidanti mangiare la polvere, tuttavia non bisogna lasciarsi intimorire. Un allenatore deve tirare fuori il meglio di sé e della sua squadra e guadagnarsi la vittoria nonostante tutto e tutti. È questo che fa ardere la mia passione per le lotte Pokémon. I miei fedeli compagni di lotte fremono nelle Pokéball. Sarebbe crudele farli aspettare oltre. It's champion time ed è giusto che entrino in scena. Sono Dandel, il campione di Galar. Io, Charizard e la mia leggendaria squadra ti spazzeremo via dall'arena. Non potrai nulla contro la nostra esperienza. Ragazzi, sarà veramente difficile. Ehi, ho un momento, guardate lo schermo, ma che succede? What? Miei cari Dandel e Shadow, ho un annuncio per voi. Quindi, per il futuro di Galar ho finalmente innescato il processo che scatenerà la notte oscura. Purtroppo però l'energia sprigionata è ingestibile e mi sta creando qualche problema. Che stupido. Ci vuoi rovinare così la sfida, veramente? Oh mio Dio. Ma tutto questo non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto, Dandel. Sì, Rosa, ragazzi, è partito. E vabbè. E quindi? Niente sfida? No. Dandel, Shadow. Cos'è stato? Veniva dallo stadio di Knuckleburg, vero? Ma cosa ha combinato Rose? Non ho la più pallida idea. Però se ripenso a quello che diceva ieri, credo proprio che sia entrato in azione per cercare di risolvere un problema che si presenterà tra 1000 anni. Comunque vado a controllare. Questo è compito per il campione. Non avevo affatto capito quali erano le intenzioni del presidente della Lega Pokémon. La responsabilità è mia, quindi sarò io a sistemare questa storia. Lasciate fare a me, it's champion time. Chissà se riuscirà ad arrivare a Knuckleburg con il suo pessimo senso dell'orientamento. Vabbè, a Charizard però. Vorrei poterlo aiutare, ma cosa posso fare? Non sono abbastanza forte. Non sono nemmeno riuscito a sconfiggere te, Shadow. Ce la puoi fare. Dici davvero? Frena un attimo, ora che ci penso. Il presidente Rosa ha parlato di notte oscura. Si riferiva a quell'evento antichissimo in cui il cielo di Galar si oscurò, giusto? Ma che intendeva quando diceva di aver dato inizio alla notte oscura? Tra l'altro, dove l'avevamo sentita questa storia? Oddio.
Ah già, la statua dell'eroe nell'hotel di Steam. Ah beh, infatti sono nello stesso posto, ok. Ce ne aveva parlato Sonia, mi pare. Poi però abbiamo scoperto che c'erano due eroi che salvarono Galar dalla notte oscura, lottando al fianco di un Pokémon spada e un Pokémon scudo. Dobbiamo trovare quei due Pokémon e risvegliarli. Shadow, dove potrebbero essere? Nel bosco assopito. Idea, nel bosco. Shadow, sei un genio, quella specie di miraggio contro cui hai lottato quella volta. Forse era proprio uno dei Pokémon della leggenda. Sono sicuro che lì troveremo qualche indizio. Ok, ragazzi. È andata leggermente diversa da quello che pensavo. Credevo di affrontare il campione adesso, ma ancora non è il momento, a quanto pare. Oh, Shadow. Hop, ciao. Un momento, che ci fate qui? Non dovreste essere al match con il campione? Ma come, Sonia? Non lo sai? Il presidente Rose ha mandato all'aria la competizione. Eh? Cosa? Ma perché? È successo qualcosa mentre ero nel bosco assopito per le mie ricerche? Sì, è apparso un vortice nero sopra lo stadio di Knuckleburg. Com'è che l'hanno chiamato? Notte Oscura, mi pare. E così è scoppiato il caos. Però possiamo stare tranquilli, vero? Il nostro invincibile campione sistemerà tutto, giusto? Aspetta un secondo, hai detto Notte Oscura? Come il vortice nero che minacciò e quasi distrusse Galar in tempi antichi. E tu, Shadow, perché sei qui? Per fermare la notte oscura per cercare il Pokémon Scudo. Certo, se le leggende sono vere, il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo potrebbero contrastare la notte oscura. Potrebbero aiutarci a respingere il vortice. Va bene, allora prendi questo e vai al bosco assopito. Io devo controllare una cosa, ma appena ho finito ti raggiungo. Hai ottenuto 3 revitalizzanti max. Ok. Avviamoci al bosco assopito, ragazzi. Ci sarà Zamazenta? Vediamo. Bravo, è giusto che tu faccia tutto quello che puoi per dare una mano. Ormai sei un allenatore di tutto rispetto. Grazie, mamma. Allora, Shadow, sta a vedere che appare di nuovo quella nebbia misteriosa, ma non mi preoccupo, ora siamo molto più forti di prima. Con i Pokémon al nostro fianco niente ci spaventerà. Se ci pensi, la nostra leggendaria avventura è cominciata proprio qui, nel bosco assopito, mentre eravamo in cerca di Wooloo. Bene, diamoci da fare allora. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla leggenda. Dai. Potrebbe non esserci, ragazzi, in questo episodio la sfida con il campione, ma almeno l'incontro con il leggendario sarebbe veramente il top. Non vedo l'ora. Se fosse così, io lo spero. Quanti nostri Pokémon. Solita nebbia, non è cambiato nulla. Mi sembra che ci sia un pezzo. Weezing di Galar, ragazzi! E lo devo catturare per forza! Per forza! Ok, questa è una parte nuova che ancora non ci avevano fatto esplorare la prima volta. Chissà che livello sarà. 45, non male. Allora, per non disintegrarlo, lanciafiamme, spero che non lo mandi KO. Anche se è abbastanza potente. Comunque non si può vedere. Cinderace, ragazzi, che lancia e lancia fiamme con il piede. Ma va bene. Abbiamo rischiato, di mandarlo KO. Comunque. Ultra Ball. Dai, speriamo. Prego. Uno. Niente. Ci vorrebbero ragazzi Pokémon adatti che ti aiutino alle catture, quindi addormentandoli, eccetera, eccetera. Ma purtroppo al momento mi sa che non ho granché. Anche perché non mi aspettavo questo Weezing. Uno, due, tre. Yes! Catturato! È probabile che ci sia anche Ponyta, magari, qui, di Galar. Chissà. Beh, allora, io ragazzi adesso, a meno che appunto non trovi altri Pokémon del genere, andrei avanti. Ok, qui pieno di Weezing. Pienissimo di Weezing. Weezing ovunque, ragazzi. Allora, vedo già due strade. E poi qui ci potrebbero essere anche altri Pokémon, eh. Magari proprio che appaiono, ecco, in questo modo qui. Non ce l'ho, ragazzi, ma per ora faccio fuga perché voglio arrivare al dunque.
E poi tanto avrò modo di ritornarci assolutamente, anzi ci ritornerò il prima possibile. Dunque, oh mio Dio, ma qui è un labirinto. Ok. Qui abbiamo una coccinella che mi manca, tra l'altro. La coccinella, se non sbaglio, dovrebbe essere un Pokémon di ottava gen. Credo, ragazzi. Correggetemi se sbaglio. Sto tornando indietro, non capisco. Sì. Allora, tante strade qui. Oh mio Dio, cos'è quella? Ah, di qua. Assorbisfera. Ah. Ok. No, maledizione, credevo ci facesse andare anche a prendere l'altra. La metti qua. Vabbè, proseguiamo. Non proseguiamo, torniamo indietro. Chissà come ci si va di là. Altro strumento, nebbia seme, ok. Allora, quindi la strada alla fine era questa di qua. Maledizione. Allora, dai che sono fremente di trovare il leggendario, di incontrarlo almeno. Non lo so cosa ci aspetta. Quanti Pokémon ci sono? Tra l'altro ho anche repellente, però mi sta un po' con le balle utilizzarlo, anche perché ci potrebbero essere dei Pokémon interessanti. Allora, avanziamo. Corviknight, veramente? Vabbè. Allora, oh, strumento di qua. Pallafumo. Stiamo trovando veramente degli strumenti abbastanza utili qui, eh? Ecco Hop, oh. Eccoci. Guarda qui che nebbia, persino più fitta dell'altra volta. C'erano ancora delle strade che non ho esplorato, ma ok. Eccolo! Tutti e due! Oddio, Zacian e Zamazenta, ragazzi. Chiaramente sono in una forma mai vista. Sembra tipo una forma depotenziata. Eccoli, sono loro, i Pokémon Spada e il Pokémon Scudo. Che spettacolo. Bellissimi anche in questa forma. Oh, scomparsi. Ehi, dove siete? Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ehi, voi due, che succede? Ah, Sonia, li hai visti anche tu, vero? C'erano quei due Pokémon Spada e Scudo, però sono spariti di nuovo. Di che parli? Io qui ho visto solo voi due. È strano, possibile che fossero solo delle allucinazioni? Piuttosto ascoltate, ho consultato libri di altre regioni e finalmente ho scoperto qualcosa. Stando ai testi, il Pokémon Spada Zacian e il Pokémon Scudo Zamazenta nacquero in tempi remoti in un luogo lontano al di là del bosco assopito. Oh, questa sì che è una scoperta. Thank you, Sonia. Ottimo, allucinazione o no, alla fine li abbiamo incontrati quei due Pokémon e sono sicuro che troveremo anche la spada e lo scudo che useranno. E usarono, scusate, ok. Allora, sì, vabbè, il mio amico che mi aveva detto di allenare i Pokémon prima di andare da Dandel non sapeva che io ancora non avevo fatto questo pezzo qui. E quindi magari c'è già la possibilità di allenarli nel mentre, non lo so, vedremo. Oddio. Cos'è questo spettacolo? Shadow, guarda che posto incredibile, sembra uscito da una leggenda. Eh sì. Cosa ci sarà su questo altare mezzo distrutto, antico? Altare, poi non so. Spada e scudo, brutti però. Shadow, guarda, la spada e lo scudo. Non erano solo una leggenda allora, cioè nessuno qui c'era mai venuto, vabbè. Ok. Mi avvicino allo scudo, giustamente. Scudo rovinato. Si racconta che in passato un eroe riuscì a respingere la calamità servendosi di questo scudo. Ora tutto è arrugginito e rovinato. Ora è tutto. Io allora prendo la spada. Certo però che sono proprio ridotti male. Dubito che potremo usarli per sconfiggere la notte oscura. Bah, vorrà dire che ci faranno da portafortuna.
Dai, succederà qualcosa. Il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo sono ancora immersi nel sonno. Questo vuol dire che io e te siamo gli unici che possono salvare Dandel. Ci siamo, ci andiamo con un volo taxi? Va bene. Ah, ok, dammi tempo perché se volevi continuare a esplorare il bosco potevi farlo. Ma no, adesso non lo facciamo. Quindi niente, è stato solamente un incontro così. Ancora non c'è nessun leggendario da catturare, vabbè. Allora, guarda chi c'è, Shadow e Hope. Chi si aspettava di vedere il match con il campione annullato per un disastro simile? Mi chiedo cosa abbia nella testa Rose. Usare l'energia scaturita dalla notte oscura per salvare il futuro di Galar. Non capisco proprio. Notte oscura no, mio fratello è in pericolo. Devo andare ad aiutarlo. Eccolo lì il nostro Hope che parte sempre in quarta. Gli abitanti della città sono al sicuro. Io e gli altri capi palestra li abbiamo fatti evacuare con l'aiuto dei Pokémon. Tu cosa farai? Darai una mano al campione per cercare di salvare Galar? Certo, lascia fare a me. Un campione invincibile, il più promettente degli sfidanti e il suo temibile rivale, insieme per fronteggiare la notte oscura. Quasi quasi mi fa pena. Vai, entra nello stadio, intrepido atleta. Quasi quasi mi fai pena? O mi fa pena? Non lo so. Vabbè. Ragazzi, ci siamo. C'è Olive? Maledetta Olive. Sfida palestra, devi aiutarmi, voglio dire, ti prego, aiutami. Il mio Pokémon si è dynamaxizzato improvvisamente, seminando il panico nello stadio. La Burno, voglio dire, il capo palestra la Burno è riuscito a calmarlo, ma se dovesse succedere lo stesso ad altri Pokémon, la centrale sotterranea potrebbe crollare, il presidente Rosa è lì. Mi rincresce esporti a un tale pericolo, ma ti prego, aiutami, dobbiamo fare qualcosa. Qualcuno deve andare alla centrale sotterranea e dissuaderlo. Il presidente ha risvegliato un Pokémon. Eternatus. L'energia che il suo corpo emana ha il potere di innescare il fenomeno Dynamax negli altri Pokémon. Se tutti i Pokémon di Galar dovessero Dynamaxizzarsi, getteranno la regione nel caos. Che ne sarà di noi? Ti supplico, prendi l'ascensore e scendi al piano sotterraneo. Bisogna salvare il presidente Rose. Ho chiesto anche al fratello del campione di aiutarmi. Chissà se riuscirà a fare qualcosa. Oddio, Eternatus? 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 Quello che è. Comunque, chi è questo Eternatus? Eternatus, Eternatus. Impareremo a dirlo correttamente. Mio Dio, ragazzi. Ma chi è questo Pokémon? Un altro leggendario, il terzo leggendario, forse? Che cosa credi di fare, sfida palestra? Voglio fermare la notte oscura. Scusa, ma non sono sicuro di aver capito bene. Cosa stai blaterando? Non puoi più fare niente, la notte oscura. Anzi, Eternatus, il Pokémon più potente di tutti i tempi, si è risvegliato. Eternatus. Apri bene le orecchie. Capisco che ai tuoi occhi ciò che faccio sembra terribile. Non mi aspetto che tu comprenda, ma io voglio donare a Galar eterna prosperità, fornendole una fonte di energia illimitata. Questa è la mia missione, la mia unica ragione di vita. Perciò ho raccolto quante più desiostelle possibili solo per darle a Eternatus. La luce rossa che ha gettato Knuckleburg nel panico era parte di un esperimento volto a risvegliarlo. Non ti permetterò di interferire con i miei piani. Non pregiudicherai il futuro di Galar. Sfidiamo lui. Oh mio Dio, sfidiamo il capo della Lega Pokémon? Oddio, ma ha quel Pokémon lì con sé? Escavalier. Che cacchio è questo? Mio Dio, ragazzi, non ci posso credere. Abbiamo la Dynamax. Ok, i miei Pokémon spero che siano sufficientemente potenti? In realtà penso di sì, però non li ho curati. Ok, vabbè, il primo è stato facile. Non ho curato i Pokémon da cosa? Mi sa che nelle catture mi sono dimenticato di curarli. Accidenti, che stangata. Eh sì. Allora, speriamo che gli altri non siano messi male, cacchio. L'ho già avvelenato. Allora, Kling Klang. Rimaniamo con lui. Ah, perfetto, tipo acciaio. Allora vuoi proprio farti distruggere, mio caro Rose. Ho imparato a lanciafiamme al posto di. Qual era l'altra abilità? Nitrocarica. Perché fa un po' più di danni, quindi penso sia meglio. Ok, avvelenato. È poco male, dai. Ferrothorn, no. A tutti i boss, Pokémon di tipo acciaio.
Allora sarà easy batterlo. A meno che non ci mandi contro quel Pokémon di cui parlava prima, tipo Eternatus. E non so di che tipo sia, non so neanche come sia fatto. Perdiamo vita. Ok, questo non so se sia di tipo acciaio o meno. Forse no. Ah, sì, ok. Palla infuocata, in realtà non c'era bisogno, ma vabbè. Ormai l'ho usata. Li ho anche potenziati troppi Pokémon. Non dovevo ancora sfidare la Dandel. E quindi, vabbè, non lo sapevo. Pazienza. Almeno siamo più preparati. Ok. Copper Raya. Chopper Raya, forse si dice. O Copper. Non lo so. Dai, resta solo Pokémon. Mandalo pure. Se è sempre acciaio, ti distruggo. Non lo so se è acciaio. Io vado sempre di palla infuocata, ragazzi. Ah, già. Dynamax, maledizione. Vabbè. Stringiamo i denti. Che tipo è questo Pokémon? Io spero sia sempre acciaio. Se non è acciaio potrebbe essere anche terra o roccia addirittura, non lo so. Palla infuocata. Boom! Acciaio! Allora sì, era un esperto di Pokémon di tipo acciaio, per fortuna nostra. Ok. Distrutti tutti con Cinderace, molto easy. Perfetto. Macrocosmos. Ciao Rose. Era tanto che non lottavo così, mi ero dimenticato di quanto fosse divertente. Non mi sorprende vederti qui, Shadow. Non è un caso che l'invincibile campione della nostra amata Galar ti abbia scelto per diventare uno sfidapalestre. Mi sarebbe davvero piaciuto vederti nel match con il campione. Un vero peccato. Mi rincresce aver reso vana la tua vittoria nella sfida delle palestre, ma non avevo altra scelta. Ho risvegliato Eternatus per risolvere il prima possibile il nostro problema energetico. Ma non sono riuscito a controllarlo. Il campione ha dovuto abbandonare la finale per venire in mio aiuto. Proprio come un cavaliere accorso a salvare la principessa dal drago cattivo. Comunque, scusa se mi sono se mi sto dilungando, mi piacciono i discorsi, ma ora è il momento di concludere. A quest'ora il campione dovrebbe aver catturato Eternatus. Se vuoi, puoi prendere l'ascensore e andare a vedere con i tuoi occhi. Hop! Lo so che sei a terra perché ti ho sconfitto, ma perché non vai anche tu? Forza, andate a vedere come se la sta cavando il nostro campione. A terra, non ha proprio capito che tipo sono. Se c'è una cosa che la sua sfida delle palestre ha insegnato a me e ai miei Pokémon è che non bisogna arrendersi mai. È cambiato, perché prima, insomma, era abbastanza giù di morale quando perdeva. Ok. Torniamo indietro. Shadow, io sono pronto, e tu? Aspetta un secondo perché, come dire. Curiamo almeno il mio Pokémon perché non ho idea di cosa dobbiamo fare dopo. E io direi di utilizzare, ragazzi, una ricarica totale. Lo so che può sembrare sprecata, ma secondo me ci sta. Ok, tanto ne abbiamo anche diverse, probabilmente non ci serviranno. Vai, certo, sono prontissimo. Ah, infatti, ok. Oddio. Cos'è questa roba qui? Eternatus. Mamma mia, ragazzi, ma cosa c'ha? C'ha Saturno nella pancia. Siete venuti in mio aiuto senza curarvi del pericolo. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Hope, Shadow, siete diventati due allenatori davvero esemplari. Ad ogni modo, il peggio è passato. Il potere di Eternatus mi impediva di ricorrere al Dynamax, ma alla fine tutto è filato liscio. Il mio Champion Time non è ancora terminato. Il clou arriva adesso. Grazie a Charizard e alla mia formidabile squadra di Pokémon, ho sfinito Eternatus. E ora, per sventare definitivamente il pericolo, non resta che metterlo in una Pokéball. Ragazzi, state a guardare. It's Champion Time again. Cosa facciamo? Un raid? Oh mio Dio, ragazzi. Vabbè, che spettacolo. Ah, no, ok. Lo prendi così? Daccelo a noi però, eh. Uno. Ah, ecco.
No, vabbè, catturare un leggendario e tenetus con una Pokéball mi sembrava leggermente impossibile, ma ok. Oh mio Dio. Adesso parte il raid, oh. Eternatus. Ci siamo solo noi? Ma no, pensavo fosse un raid. Scusa, gli altri che fanno? Guardano? Oh mio Dio, ragazzi, non ci posso credere, il primo leggendario. Che cacchio li utilizzo? Che poi lo devo mandare KO o no? Non è molto chiara la cosa, eh? Tanto beccati questa. Chissà che tipo è. Non è molto efficace, ok. È di tipo fuoco? Ma tipo fuoco drago? Ma non lo so, sembra però. Ma che ne so, pure fuoco buio, non ho la più pallida idea. Andiamo di rimbalzo. Io, ragazzi, penso che non ci sia il modo di mandarlo KO, cioè, ce lo faranno catturare per forza, dai. È impossibile. Altrimenti cosa succede? Devo ricaricare il salvataggio? Io direi proprio di no. Ne abbiamo tolto di più con l'altra. Oh mio Dio. Cannone Dynamax. È la sua mossa signature. La signature move. Che miseria. Sì, utilizzo ancora palla infuocata perché ha tolto di più di quell'altra. Anche se è poco efficace. Capo. E adesso cosa succede? Ok. Forse ragazzi adesso ci darà la possibilità di catturarlo? Lo spero. Cioè, altrimenti l'ho mandato KO e non lo posso più catturare, ma no, sarebbe una cosa assurda. Infatti, eccolo qua. Oh mio Dio, ragazzi. Ma allora cosa succedeva se lanciavamo le ball? Probabilmente nulla, non lo potevamo catturare, secondo me. Che ne so, oppure ho sbagliato. Mio Dio, no, no, è impossibile. È ancora qui, ragazzi. Che cacchio. Cos'è questa cosa? Ma cos'è? Una Gigamax? È in forma Gigamax, forse? Sto ipotizzando. Oddio. Eternatus. Eh sì, questa è una forma Gigamax. O comunque è una forma, non so. E questo è un raid, finalmente. Oh, ecco. No, mi sembrava infatti possibile affrontarlo in un raid. Di nuovo. Non è proprio il massimo Cinderace, ragazzi, qui, eh? Ma cosa? Non riusciamo a usare nemmeno una mossa? Ma come? Impedisce. Quindi? Oh, avevo dimenticato, nel bosco assopito abbiamo trovato la spada e lo scudo. Quindi? Shadow, lo scudo, lo so che hai ridotto male, ma magari serve a qualcosa. Ok. Boh, guardiamo. Mio Dio. Cosa succede adesso? Si svegliano i Pokémon, forse? Cioè, arrivano in nostro soccorso? Che ne so. Forse ci aiuteranno in qualche modo? Speriamo. Io voglio catturarlo, però. Anzi, catturarli. Vabbè, Zacian sicuramente non ce lo faranno prendere. Che succede, ragazzi? Arrivano in soccorso? Eccoli. Succede qualcosa. Oddio. Eccoli! Mio Dio! No, ce li fanno usare? Dimmi di sì, ti prego. No, forse no. Forse fanno da soli. Boom! Mamma mia. No, vabbè. Epico, epica questa cosa. Epica, ragazzi. Guardate che roba. Che meraviglia. Eccoli che si trasformano nella forma definitiva. Eccoli! Eccoli! Mamma mia! Eccoli i leggendari che conosciamo tutti. Sono ritornati al loro splendore.
Mamma mia, brividi. Però anche Eternatus, devo dire, ha un suo perché, ragazzi, eh. È inquietante. L'attacco di Zacian aumenta. Scudo, la difesa aumenta? Eh sì. Pressione, va bene. Ce li fanno usare? Ah, no, no, no. Scherzavo. Però combattono insieme a noi. Credo. Sì. Vai, ci aiutano. Solo che con Cinderace, ragazzi, gli facciamo poco danno, ma vabbè, io non sapevo di che tipo fosse questo Pokémon. Quindi non avevo la minima idea. Dai, forza. Qualcosa gli toglieremo. Non è molto efficace. Ok. Le mosse sono tornate a funzionare, va bene. Dynadragone. Aia. Ma nel raid c'è la possibilità di mandare un altro Pokémon? Mi sa di no, eh. Non ho mai provato, vi giuro. Sì, questo. La pecora, io buono, non lo so, vabbè. Vediamo se si può cambiare. Ah, si può, ok. Boh, mi proviamo a mandare lui, ragazzi. E usargli tipo una mossa folletto. Non lo so, eh. Sto provando perché non ho idea di che tipo sia. Sembra anche un drago, in fondo, ma. Ah, ok, iniziano ad attaccare anche loro, perfetto. Adesso si ragiona. Mio Dio, che bella. Che bella cosa. E Zamazenta cosa attaccherà? Colpo maestoso, vediamo. Che spettacolo. Boom! No, oh, gli ha tolto poco. Vabbè, Zacian chiaramente è un Pokémon d'attacco, quindi era logico che facesse più danni. Beh, una fiammata fa male. Fa male a Zacian, soprattutto. È super efficace. Che succede? Va KO, no, impossibile. Sì, vabbè, te anche se non attacchi, poverino, guarda. Allora, la Dynamax non si può fare. Proviamo con carineria, ragazzi. Se è di tipo drago, qualcosa gli togliamo. Grande Zacian. Mi sa che qui è il Pokémon più utile, decisamente. Ok, colpo maestoso, vai pure. Mamma mia, che bella questa lotta, ragazzi. Siamo passati dallo sfidare il campione, dal pensare di dover sfidare il campione a questa meraviglia. Oh. Dio santo. Comunque Eternatus, ragazzi, è devastante. Cioè, siamo in 4 contro 1, eh. E poi abbiamo due leggendari anche. Quindi è fortissimo. Non gli toglie un cacchio. Allora non è. Oppure è di doppio tipo. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Non riesco a trovargli una mossa super efficace. Era meglio Cinderace a questo punto, gli togliamo un po' di più. Vabbè. Grande Zacian, grande. Ti adoro. Tanto comunque catturerò anche Zacian, ragazzi, perché finirò il gioco probabilmente anche spada. Ce l'ho. E quindi li avrò tutti e due. Spero. Appena avrò voglia di ricominciare il gioco, si intende. È così morto, dai. Dai, ti prego. No, dai, una corrosione. Mamma mia, che spettacolo. Abilità spettacolari, super efficace tra l'altro. Mi sa che la sostituzione era meglio anche non farla, eh? Però vabbè. Oddio, grande con sdoppiatore. Devastante, op. Ah, è morto, vabbè. E ok, e adesso ci daranno la possibilità di catturarlo. Dimmi di sì, ti prego. Shadow, è il momento, catturiamo il Eternatus. Sì, ma dopo me lo tengo, spero. Non lo diamo tipo in pasto agli scienziati per studiarlo, no. Chissà se sarà difficile. Io, ragazzi, ancora nessun Pokémon contro cui ho fatto un raid mi è mai uscito dalla ball. Mai, nessuno. Sempre tutti al primo tentativo sono stati catturati. Chissà se anche questo è il caso. Speriamo.
1, 2, 3, 6. Dimmi che ce l'abbiamo in squadra, che lo possiamo usare contro Dandel, tipo, sarebbe fighissima la cosa. Ecco lì qua, ragazzi. Zacian e Zamazenta. Grandi ragazzi, grandi ragazzi, ci fa per dire, insomma. Loro, vabbè, secondo me non li cattureremo adesso perché è impossibile. Troppi leggendari insieme. Però Eternatus. Eccoci di nuovo a Gullwick, questa volta secondo me siamo pronti per la sfida, 3 giorni dopo, ok? Non mi ha detto nulla sul Pokédex di Eternatus, quindi mi fa pensare che potremmo ancora non averlo? Non lo so. Ma quindi il Presidente Rose si è dimesso? Chi se l'aspettava? Ha risvegliato Eternatus mettendo in pericolo l'intera regione, dimettersi è il minimo che potesse fare, direi. Maledetto Rose. E chi è adesso il capo della Lega? Caspita, quando abbiamo quanto abbiamo dormito? Manco fossimo due Snorlax in letargo. Abbiamo dormito 3 giorni. La gente è ancora scossa per quello che è successo, ma per fortuna siamo riusciti a evitare il peggio. Senza l'aiuto di Zamazenta e Zacian non sarebbe stato facile sconfiggere Eternatus. Se penso ancora a quando mio fratello è svenuto per quella ferita. E nonostante tutto, insiste a voler disputare il match con il campione oggi. Dovrebbe riposarsi. Anche se in realtà capisco benissimo come si sente. Non vedo l'ora di assistere alla vostra sfida. Sarà una lotta senza precedenti. Il match con il campione si terrà allo stadio di Gullwick. Su, andiamo. Andiamo, adesso stiamo calmi. Ok. Allora ragazzi, chiudiamo qua l'episodio immediatamente, voglio solo vedere se ci abbiamo Eternatus. Secondo me no però. Ce l'abbiamo! Non ci credo ragazzi! No vabbè, vabbè, ma è ovvio che lo metti in squadra. Ma chi se ne frega, togliamo Gengar, cioè. Fammi vedere com'è. E poi chiudiamo. Veleno Drago, ma non credo esista un altro Veleno Drago nel gioco. Guarda che spettacolo di abilità. Vabbè, ragazzi, con questo vi lascio e ci vediamo nel prossimo episodio, questa volta con la sfida ad Andel. E potremo usare anche Eternatus, ma vi rendete conto? Vabbè, ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto, come sempre, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilità con i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.